La Formula 1 sta per celebrare il suo 1000° Gran Premio. Gli auguri da parte dell'Alfa Romeo arrivano dalla vettura che ha vinto il primo, il Gran Premio d'Europa a Silverstone nel 1950. È stato il primo degli 11 Gran Premi vinti dall'Alfa Romeo in quella stagione, una stagione che ha visto poi alla fine Nino Farina trionfare e vincere il primo campionato del mondo. L'anno dopo sarebbe stato seguito di nuovo dalla vittoria, sempre di un'Alfetta, questa volta la 159, pilotata da Juan Manuel Fangio. La storia di questa vettura è molto più lunga e profonda. Aveva debuttato nel 1938 ed era stata subito eletta come la vetturetta più bella che si fosse mai vista sui campi di gara. Poi erano stati gli anni della guerra, per sfuggire ai bombardamenti era stata nascosta sotto una catasta di legna. Alla fine della guerra era stata recuperata, provata, su strada aperta, all'aeroporto della Malpensa, e quando era ritornata a correre era stata subito vincitrice. Quelle prime vittorie del 1947 erano state il preludio di una carriera che sarebbe diventata leggendaria, che avrebbe aperto non solo la Formula 1, ma la Formula 1 dell'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo avrebbe ritentato questa strada negli anni 70 e 80 con le 12 cilindri e poi le 4 cilindri turbo, e ancora oggi sta scrivendo un'altra pagina di questa storia con Alfa Romeo Racing, che da 2 anni è tra i competitor del campionato di Formula 1.